Approvato il rendiconto 2022, via libera al bilancio del Consiglio regionale della Toscana. Parte dell'avanzo di amministrazione sarà devoluto ai comuni del Mugello colpiti dall'alluvione. Continuare la lotta contro l'inquinamento. Approvato un atto del Partito Democratico per proseguire con le misure di prevenzione per migliorare la qualità dell'aria in Toscana. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Approvato all'unanimità invece un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera Elisa Tozzi per destinare parte dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello colpiti dall'alluvione del 17 maggio. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anzi dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte, cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve, in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Ecco, questo avanzo d'amministrazione sarà destinato in base alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza. Oggi abbiamo anche approvato unanimemente un ordine del giorno che impegna l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a assegnare delle risorse ai comuni che sono stati toccati dagli eventi alluvionali, comuni della Toscana. Ovviamente, così come potranno essere finanziate iniziative come quelle dello scorso anno a sostegno dei comuni per la valorizzazione delle aree a verde pubblico oppure l'allestimento di parchi giochi fruibili anche da ragazzi, persone con disabilità. Sono, direi, soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Ecco, oggi l'Aula, in modo direi unanime, e questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione dell'Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica, diciamo, si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza, possiamo fare anche dei piccoli dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Il rendiconto del Consiglio regionale, noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, che risente ancora di un ritardo negli investimenti, soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto, ancora una volta, la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione, che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito, quindi, il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace, l'abbiamo fatto presente al Presidente Giani e al Presidente Mazzeo. A noi intanto è parso importante quello che è emerso
dalle audizioni dei dirigenti. Sono stati sentiti il segretario generale, è stato sentito il dottor Mascagni. In particolar modo il dottor Mascagni ha messo in evidenza considerazioni che anche noi condividiamo, e cioè che gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che, anche se sono diminuiti, continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è, a nostro avviso, comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messi da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni, hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni, perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative, e questo, su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. Cambiamo argomento: continuare a sostenere con interventi specifici le aree più critiche in termini di qualità dell'aria. Questo è il senso dell'atto presentato dal Partito Democratico e approvato dal Consiglio regionale dopo l'intervento in aula dell'assessora all'ambiente Monia Morni. Il documento approvato chiede anche alla Giunta di attivarsi in ambito europeo affinché le direttive in materia ambientale siano strutturate in modo da essere pienamente applicabili a livello territoriale. Il Consiglio ha invece respinto due proposte di risoluzione dei 5 Stelle. Le interviste. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'aria, che deve, come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti, un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo la salute dei cittadini, non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere aria più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi inserimenti
insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni, ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria, che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo, esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrario in Toscana. Prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni, perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalsa, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto, come da centralina di Viale Gramsci, all'inquinamento da veicoli, oppure la piana Lucca, Pisa, Valdarno, per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate, o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia, e nello specifico in questo caso la Toscana, in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni, e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina, e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Sì, abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'aria in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della Regione per migliorare anche nei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla Regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la Regione Toscana, Italia Viva e Partito Democratico. Diciamo che l'assessore ci ha dato qualche informativa ulteriore rispetto ai documenti che avevamo. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e 2015. La Regione Toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone, diciamo, che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia, una per la piana lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa,
In realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducano in fatti concreti, perché ad oggi siamo sotto infrazione. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra 7 giorni.